Nella scorsa puntata di Vado a vivere in campagna, un'altra giornata ha avuto inizio. Ed aperto gli occhietti, il nostro Nazzi sequestra subito suo padre, e portato in campagna, lo costringe a lavorare per lui, portando avanti gran parte del lavoro che avrebbe dovuto fare da solo. Fatto ciò, soddisfatto, torna a casa e si prepara la pappa, e mangia come un maialino. Mi aspettavo una bella giornata, però per tutta la notte Valiu ha piovuto e adesso dalla finestra vedo qualcosa di strano. Ah, no, vabbè. Ma questa è neve. Babbo, neve o non neve, oggi non me ne starò qui in capanna, ma adesso preleverò papà e ce ne andiamo tutti e due insieme alla casetta in campagna, così finiamo di sistemare il tutto e piantiamo anche qualcosina oggi. Andiamo e speriamo bene. Beh, mannaggia. Chiudi. Sabino! Non mi sembra molto felice di questa giornata. Buongiorno, Mastro Sabino. Buongiorno. Sei pronto a lavorare? Un cuore da papà. Signori, siamo di nuovo in campagna nella nostra casetta e niente, oggi la casina che fa? Stai che parla? Oggi proveremo a finire il lavoro, tra virgolette. Chiuderemo un pochettino tutti i buchi che sono rimasti e cercheremo di iniziare a intonacare un po' tutta la parete. Papà ancora una volta mi è venuto a dare una mano, questa volta sono io che lo sgrido e non lui, e qui abbiamo comprato il materiale nuovo. Adesso vado a prendere un po' d'acqua ed iniziamo i lavori. Inizia la miseria. Oh, no, e qui vado giù. Ah, eccolo. Così. Vieni qua. Mi devi spiegare tu alla telecamera. Lui incomincerà a farci buchi più piccoli. E io incomincio che buchi più grossi. Ragazzi, il dialetto domina l'italiano qua. Comunque, praticamente adesso inizio a farmi i buchi piccolini e papà si inizia a fare i buchi più grossi. Poi una volta finito, vabbè, oggi lavoriamo insieme, quindi oggi mi devo dare da fare anche io. Abbiamo chiuso e più o meno raddrizzato tutti i buchi delle pareti, eccole qua. E direi che è arrivato il momento finalmente di preparare un altro preparato che servirà per una rasatura del muro. Quindi cercheremo di coprire tutto il muro e poi più avanti, quando sarà bello tutto asciutto, non so se riusciremo entro oggi,
lo copriremo con un'altra manata di stringa di cielo di bianco, così sarà tutto più bello. Ammazza la causa, Sabino. Mio papà ha quasi completato la prima parete e guardate il risultato, sta venendo benissimo. Gli ho chiesto di farmi provare, ma ha detto di aspettare perché devo prima vedere come si fa. Mentre papà finisce il lavoro all'interno, vi volevo far vedere una cosa, perché praticamente oggi volevo iniziare a mettere un po' di legumi, volevo mettere delle fave, dei piselli in questa zona qua. E l'unico problema è che purtroppo sta continuando a piovere, non nevica più ma sta piovendo abbastanza forte e il terreno è completamente zuppo, quindi non vale la pena piantare niente nemmeno oggi. Purtroppo il tempo mi sta dando un sacco di problemi e da un bel po' che esce un po' di sole e poi torna la pioggia a non finire. Però oltre ai semi comunque possiamo fare altro. Ah, eccola qua ragazzi miei, praticamente abbiamo a disposizione questi rami. Non so se avete notato, sta iniziando a uscire un po' di radice sotto, praticamente sono dei melograni e dovrebbe esserci anche due rami di fico, mi sa. Quello che dobbiamo fare è semplicemente metterli in un secchiello d'acqua con la speranza che crescano le radici, così almeno le possiamo piantare nell'altro terreno che è dall'altra parte. Ci vorrà un po' di tempo, ma dovrebbe funzionare. Papà, finito? Abbiamo finito, finalmente il lavoro sulle mura, la prima copertura è stata fatta ed è venuto bene. A me piace, a papà piace, vero papà? Ed ecco qua il risultato, raga, abbiamo coperto tutto e guardate la differenza, questo muro l'ho fatto io ed è venuto benissimo e gli altri sono venuti abbastanza bene. Abbiamo fatto anche gli angoli, abbiamo proprio, questo è papà, abbiamo fatto anche quest'altra parete e andando di qua, questo è papà. Qui abbiamo fatto anche il camino e sotto per il momento non mettiamo mani perché utilizzeremo il cemento riflettato, che almeno così siamo sicuri che con il calore non si spacchi niente. Bravo papà, sei stato bravo. Stai imparando bene. Stiamo lasciando la casetta. Purtroppo al momento non possiamo continuare perché deve asciugare il tutto. E una volta asciugato daremo un'altra copertura molto molto carina con la speranza che venga bene. Poi penseremo anche al camino e con la speranza che ci sia il sole la prossima volta inizierò a piantare anche qualcosina. Speriamo. Ce la mai papà? Vuoi abbrozza? Alve, fai due birre? Ma ci vediamo dopo papà. Siamo tornati a casuccia, papà va su, io vado nella mia capanna per vedere se è tutto a posto, ma soprattutto devo controllare un attimo le galline perché questa mattina le ho fatte uscire un po', però dato la neve e la pioggia le ho rientrate nel pollaio, quindi adesso vediamo se vogliono uscire un po', così punzecchiano qualcosina. Salve simpatica casetta! Ah, vediamo un po' cosa fanno. Signorine! Salve! Pronte per uscire un po'? Ah, prego, prego! Venite!
Accomodatevi. A proposito di uova, ah, eccone. Ma ce ne sono due qua, che belle. Ma è bellissimo. A parte che devo pulire un po', però guardate qua con la neve, è bellissima. Comunque sta nevicando ancora più forte, ragazzi miei, e le galline intelligentemente sono entrate nel pollaio, non vogliono stare fuori, e quindi niente, adesso le richiudo dentro e direi che è arrivato finalmente il momento di dare un nome alle nostre tre pollastrelle. Il commento che ha ricevuto più like, al momento 590, raga, esagerato, si chiama Matteo. E i nomi che daremo alle nostre galline sono: per la bianca, eccola qua, Rosita. Per la rossa, che sta lì sotto, non so se si vede la testolina, si chiamerà Gianna. E la nostra nera si chiamerà Margherita. Quindi Rosita, Gianna e Margherita, questi sono i nomi che abbiamo dato alle nostre tre pollastrelle. E adesso mi frego le due uova e ci facciamo qualcosina da mangiare. E mentre fuori continua a nevicare, non so se si nota, ma fa freddissimo, direi, prima di accendere la stufa, di mettere a cucinare le uova. Non ho voglia di cucinare cose complicate oggi, quindi farò le uova sode. Quindi metto a bollire l'acqua. Ok, non si è rotto. Cucino le uova, nel frattempo accendo la stufa e poi mangiamo un po'. Oh, ecco qui le nostre uova, un pizzico di sale, non so voi, ma io di fianco mi metto un po' di maionese e direi finalmente che è arrivato il momento di dire buon appetito e piatto pulito. Assaggiamo le nostre uova. Che buone le nostre uova paesane, uscite direttamente dalle nostre galline, come il miele. Non il sapore, nello stesso modo escono come il miele. Assaporate queste stupende uova, direi che è arrivato il momento anche oggi di concludere questa giornata. Sono molto soddisfatto del lavoro fatto in campagna, peccato che non ho potuto piantare niente, ma sarà per la prossima volta. Ragazzi miei, se anche questo atto vi è piaciuto, non dimenticate di mettere mi piace, di condividere e di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!